Lo faresti un giorno l'allenatore di ritorno? Ci torneresti alla Juve un giorno? E si parte da zero, si parte veramente da mettere giù una formazione, un modello insomma ideale di gioco e poi apponendo sopra i nominativi delle giocatrici più interessanti. Io calcolo che arrivavo comunque da 9 anni di nazionale under 17, per cui conoscevo molto bene il panorama del calcio femminile e quindi avevo diversi contatti e insomma non è stato difficile individuare le giocatrici, soprattutto quelle, creando un mix tra esperienze giovani talenti emergenti. E il più è stato poi insomma convincerle della bontà del progetto e di voler insomma raggiungerci in questo percorso. Beh, però la parola Juventus indubbiamente richiama, cioè io me le ricordo le ragazze che appena la Juventus tira sul telefono, o tu o Baraghino, chi per voi, insomma, correvano in 2 secondi. Sì, allora, sì, chiaramente un brand come quello della Juventus crea appeal e quindi è indubbio che le persone siano affascinate, insomma, dal nome Juventus, ma non è stato comunque facile convincerle della bontà del progetto, perché comunque arrivavamo da tanti anni in cui si è vissuto veramente all'ombra del calcio maschile e quindi capire che la Juventus avesse veramente l'intenzione di costruire qualcosa di serio, qualcosa di programmato e che avesse comunque veramente uno sfogo a lungo termine. Non era comunque semplice farlo capire nell'immediato, però insomma non ci è voluto. Io mi ricordo il primo gol in campionato di Barbara Bonansea tipo in un oratorio di Bergamo, se non ricordo male, cioè, un campo in terriccio dove i tifosi erano lì al bar, cioè una roba a cui noi non eravamo abituati. Intanto in quella prima partita e lì è stata veramente la grande sorpresa. Io arrivo veramente da tanti anni di calcio femminile e giocavamo appunto la prima partita di campionato e inaspettatamente si sono presentate al primo incontro stagionale 1200 persone, che voglio dire non sono proprio poche, quando insomma nelle precedenti magari vedevi 100-200 persone sugli spalti, quindi quello sicuramente ha dato un grande segnale, no? Ci ha fatto capire, cavoli, esistiamo davvero. La gente ha subito capito insomma che abbiamo intenzioni serie e ci stanno seguendo e quindi è stata veramente una grandissima sorpresa. È vero che non giocavamo in grandi stadi, però è anche vero che quell'anno ha permesso di avvicinare tantissime persone al calcio femminile e poi pian piano di seguirlo e di accompagnare le ragazze, insomma ancora oggi si vedono le stesse persone tifare le ragazze. No, ma come dico sempre io, a convincere anche noi addetti ai lavori che il calcio femminile non lo conoscevamo per nulla, poi sai, oramai siamo nel mondo dei social, tutti opinionisti, no? Opiniamo tutti su tutto, no? Quindi mi ricordo in quei momenti nascevano esperti del calcio femminile, neanche avevano mai visto una partita, però la realtà era quella. Ma ancora, per oggi, questo esistono. Dimmi. Ancora oggi esistono. Ancora oggi. Attenzione, non ti chiedo nome e cognome, ovviamente. Tu sei stata protagonista poi a seguire di Premier, che è stato un successo clamoroso, cioè Juventus-Fiorentina, gara scudetto, marzo, sole, piena primavera, Allianz Stadium completamente esaurito. Mi ricordo che tu dicesti qualcosa tipo sembrava di essere dentro un film, cioè non ci credevate neanche voi in quel momento, una cosa così bella. A distanza di anni, domenica la Juve ci riprova, già staccato 34.000 biglietti per Juve-Roma. Da quello Juve-Fiorentina, gol di Pedersen che vale un campionato, a questo Juve-Roma, in mezzo è cambiato calcio femminile? Ti aspettavi qualcosa di meglio? Si è stabilizzato? Ma intanto sono passati tanti anni da quell'evento, era il 2019, oggi siamo nel 2024 e purtroppo in mezzo non ci sono altre partite di campionato giocate allo stadium. Questo è un po' lo specchio, no, di quello che è stata l'evoluzione in questi anni. Quindi se da una parte c'è stata una crescita importante dal punto di vista della competizione, è cresciuto molto il livello competitivo delle squadre, dall'altra
non c'è stato comunque una continuità insomma, di visibilità e per permettere, insomma, alle squadre di giocare in palcoscenici così importanti. Indubbiamente, la partita giocata all'Allianz Stadium rappresenta l'apice dei 4 anni da me vissuti in Juventus, un momento che difficilmente potremmo scordarci, perché è stato un evento grandioso, 39.000 spettatori allo stadio a vedere una partita di calcio femminile, uno spettacolo non solo in campo ma anche sugli spalti, perché vedere così tante famiglie e così tante persone e rimanere poi fino al termine della partita è stato indubbiamente un momento indimenticabile, e mi auguro, insomma, che contro la Roma possa crescere ancora di più quel numero e quindi battere quel record del 2019, e questo è l'auspicio, insomma, di vedere ancora più presenza allo stadium domenica. No, ma sono giocatrici con caratteristiche completamente diverse. Barbara ci ha fatto vedere in questi anni una grande capacità di utilità, no? Ha giocato in diverse posizioni e l'ha sempre fatto con grandissimo impegno e anche con grandi risultati. Quindi è una giocatrice, sicuramente avere una giocatrice come Barbara che puoi impiegare in più posizioni è sicuramente un vantaggio per un allenatore. E Cristiana continua, insomma, nonostante la sua lunga carriera, continua comunque ad avere un senso del gol incredibile, e non appena, insomma, la si mette nelle condizioni di poter muoversi dentro l'area, diventa pericolosa per tutti. Per quanto riguarda lo scudetto, io in questo momento sto vedendo comunque una Juve aggressiva, una Juve convincente, una Juve che ha delle idee molto, molto chiare su quello che vuole fare. Penso che mister Canzi sia un allenatore pragmatico, un allenatore che sta facendo bene, che si è immerso nel progetto in maniera convincente, quindi credo che si giocherà assolutamente le proprie chance per arrivare, insomma, fino alla fine a giocarsi lo scudetto. Tornando alla disquisizione di prima, mister Canzi, infatti, in queste partite dove ha realizzato tante gol e tanti gol e molti di pregevole fattura, tra l'altro, però ne ha anche subiti e ha puntato il dito su quello, cioè va bene, vinciamo, segniamo, però alla fine bisogna mettere a posto la situazione dei gol subiti. Dov'è che si trova questo equilibrio? Cioè, è meglio comunque segnarne di più o siamo sempre al punto che la miglior difesa alla fine dell'anno vince? Allora, lui sicuramente ha dovuto registrare e adattare un attimino quello che erano probabilmente le sue idee iniziali, e indubbio che probabilmente all'inizio era un po' spregiudicato, no? Un po' spregiudicato come fase offensiva, magari probabilmente lasciava scoperte diverse zone del campo, libere comunque da attaccare, perché comunque facendo una marcatura individuale a tutto campo qualcosa scopri. Credo che hanno lavorato bene nell'adattamento, no, di questo modello di gioco, e ha trovato le contromisure per non subire così tanto l'attacco alla profondità, cosa che all'inizio probabilmente lasciava un po' troppo scoperto. Quindi è normale che quando c'è un cambiamento di questo tipo qui, è un cambiamento che richiede tempo e aggiustamenti, e credo che oggi abbiano trovato il giusto equilibrio per essere feroci davanti, ma senza tralasciare comunque un'organizzazione difensiva che è alla base comunque di un risultato. Cioè, poi alla fine devi credere in quello che è il progetto che ti viene spiegato, no? Se no, buonasera, non fa il terzino, se non fa il quinto.
Ma devi crederci e devi farlo tuo. Non è soltanto una questione di affidarsi a quelle che sono delle indicazioni tecniche, perché altrimenti faresti il tuo compito e sarebbe mera esecuzione. Quando credi fortemente invece a quello che ti viene detto, perché lo fai tuo, diventi anche interprete del gioco, quindi chiaramente non sono gli allenatori che vanno in campo, sono le giocatrici, e quindi è importante che loro siano messe nelle condizioni di poter interpretare quel gioco. Senti, di tutte le ragazze giovani, perché hai avuto anche tante ragazze giovani che adesso ci sono da più esperte nella Juventus, io ti faccio due nomi. Cantore, che adesso sulle prime pagine di tutti i giornali, perché è diventata veramente, dopo anni tra l'altro durissimi, con infortuni pesanti, è diventata una giocatrice su cui la Juventus Women può puntare dal punto di vista dell'attacco ad occhi chiusi. E Caruso, che io mi ricordo i primi tempi con te, era una di quelle che magari no, aveva più le tue attenzioni perché era giovanissima, che invece è diventato un centrocampista importantissimo. Ma allora sì, è la nidiata delle 99 che sono stati i primi nomi, no, che abbiamo selezionato per la prima formazione della Juventus. Quando sono arrivate il primo anno erano veramente giovanissime, avevano 17-18 anni e quindi avevano bisogno di fare esperienza. Cantore arrivava da un campionato di Serie C dove si allenava la sera 2 volte la settimana, insomma il cambiamento è stato importante. Lei poi al termine della stagione, in un allenamento con la primavera, si ruppe il crociato, per cui al suo rientro fu preferito, insomma, il trasferimento in prestito in un'altra squadra per fargli fare esperienza. E tutto questo, insomma, ha fatto crescere comunque due giocatrici che sono davvero, secondo me, punti fermi anche non solo della Juventus, ma anche credo della nazionale. Sono due giocatrici che sono cresciute moltissimo, sono due giocatrici oggi mature e quindi di assoluta affidabilità. Siamo cresciute in questi anni o ancora rispetto alle potenze del calcio internazionale la Juventus è molto distante, secondo te? Ma allora, intanto a distanza di anni è cambiata la formula della Champions League, e questo è doveroso sottolinearlo, perché comunque rappresenta anche qui un'evoluzione del calcio femminile, non solo in Italia ma anche a livello europeo. Quindi si è capita l'importanza di creare i gironi, cosa che una volta non esistevano. E quello che andrà modificato da qua in avanti è la formula dei preliminari, perché abbiamo visto quanto sia comunque un ostacolo importante, soprattutto per quelle squadre che meriterebbero di andare ai gironi. In questi anni, appunto da quando è cambiata la formula della Champions League, sia la Juventus che la Roma comunque stanno dimostrando di poter giocare a quei livelli, indubbiamente. Di essere comunque di arrivare anche ad essere tra le migliori 8 d'Europa, e io non vedo grandissima differenza oggi. Poi le rose si sono comunque allungate, c'è una scelta, c'è la possibilità di fare comunque turnover, quindi mantenendo sempre alta la competitività nelle diverse competizioni. Io credo che, insomma, sono i nostri club italiani siano comunque in grado di giocarsela con tutti. Rita, lo faresti un giorno l'allenatore di ritorno? Ci torneresti alla Juve un giorno? Ma non, questo no, è una cosa a cui non ho mai pensato. Sono una persona aperta, una persona che non si preclude mai nulla, quindi mai dire mai, però per il momento hanno un bravissimo allenatore in panchina e Ah, quindi. un giorno ho detto futuro, 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 futuro. Futuro sì, dai. Ripeto, io non escludo mai nulla a priori. L'affetto per la Juve c'è e rimarrà per sempre, questo è indubbio.
4 anni meravigliosi, di cui insomma conservo un bellissimo ricordo, per cui mai dire mai nella vita. Grazie, Grazie Rita, un abbraccio da tutta la chat di Claudio. Radio Bianconera. Grazie a te e grazie a Un tutti. bacio, un abbraccio.